Non dobbiamo, ma non ci sono le cose di destra e di sinistra. Perché solo un miliardo? Tanto è in deficit. Potevate spenderne 5 di miliardi, o 6 o 10, tanto era in deficit. Se era in deficit, Floris, se era in deficit questi soldi non avanzavano. Invece no, no, è in deficit. Questi sono soldi che vengono... Che avanzano da un deficit già che, per cui siete stati ripresi all'Unione. Oggi Salvini dice, beh, se c'è da sforare il 3% lo sforiamo. Lei è d'accordo? Io penso che su questo tema, piuttosto che annunciare, bisogna stabilire un metodo di lavoro. Il metodo di lavoro è che si può anche parlare del 3%, ma come arriviamo a quel punto? L'Italia ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale. Dobbiamo contrastare la grande evasione, tagliare gli sprechi, recuperare risorse e se serve possiamo anche parlare del 3%, però sempre con un dialogo con la Commissione europea, se no ricominciamo quello che è successo a dicembre, che poi comunque ci porta a dover trovare un'intesa. Sabato, lo sa lui, lo so io, lo sappiamo tutti come governo. Lei sabato va a Milano con i leader sovranisti europei con cui si vede Salvini? No, per una ragione, perché io ho scelto di non allearmi con quelle forze, Le Pen, Alternative für Deutschland, Orban, perché sono quelli che stanno dicendo che ci dobbiamo tenere tutti i migranti in Italia. Cioè, questi sono i governi che in Europa ci fanno la guerra, non vogliono bene all'Italia. Noi, io sarò a Milano a Confagricoltura, sarò ad un evento di Confagricoltura, quindi mi dedicherò ad altri temi con i nostri agricoltori, le nostre attività produttive. Però non è una questione ideologica, è sempre una questione di interessi degli italiani. Quando noi stavamo facendo la legge di bilancio e volevamo fare quota 41 e abbiamo dovuto fare quota 100, erano Orban e gli altri partiti come i suoi che dicevano allora, senta, no, l'Italia mi dia deve una fare risposta l'austerity, secca, Presidente, non può fare se quota può. 41. Allora non rimangono che i popolari, i socialisti di Timmermans che è stato nostro ospite o la destra dei popolari o i liberaldemocratici. Voi dove andate alle europee? O fare un nuovo gruppo. Io sto creando un nuovo gruppo parlamentare europeo con nuovi movimenti. Siamo a circa 9 movimenti che si sono aggregati e se i partiti tradizionali non faranno 51% come è successo il 4 marzo in Italia quando PD e Forza Italia non hanno fatto 51, alla fine questo nuovo gruppo potrà essere determinante nell'approvazione delle leggi europee. Piccola pausa. E faremo il salario Grazie, minimo Presidente. Europeo e faremo tante altre cose insieme.